A Montpellier, i ragazzi si ambientano nel palazzetto dello sport. Bello, proprio bello. E si rendono conto da subito che gli avversari non vanno sottovalutati. Questo è Juniores, questo. E sarà una bella gara, ragazzi. A Milano, Marco riesce a superare la delusione per essere rimasto fuori dalla nazionale Juniores anche grazie all'aiuto delle ragazze. Com'è? Stavo meglio a dormire, sai? Mentre la Carlotta... Veramente tardi? Sì, sono le 8.05. Per me erano le 8.05, adesso sono 8.05. Sì, sono le ore 8.15. Dai, Carlo, vado in bagno e poi andiamo presto. Sì, prontissimi. Andiamo a fare uno scherzo a Paciuli. Signorina Paciuli è impegnata? No. Ha un appuntamento? Ha un appuntamento col bagno? Sì. Alcune volte anche noi. Anche? Anche noi. Noi gesti abbiamo appuntamento con gesti. Quanto sei stupida. Mi faccia fare i miei bisogni. Tranqui tanti. Già fare strane poi che ci sono. Assolutamente. Le gambe, le punte, concentrati sui movimenti che devi fare, te l'ho già detto tante volte, Sara. Non perderti a pensare alle fragole. Questo è giustissimo tecnicamente, questo è giusto, va bene? Che cosa pensi ad altre robe? Devo fare due cagate così, guarda. Parti, che poi deve essere la betta. Che magnesia. E fai 10 chi verticali. Sto dicendo di fare 10 chi verticali. Sali. 10 chi verticali. Dai. Salta su e fai le chi verticali. Ti è stato dato un compito e lo fai. Prego. Non sono verticali. Verticale è verticale. Sei a 4, vai avanti. Se tu non sali per fare esercizio, devi fare una quantità di elementi tale che ti possa fare un po' di resistenza. Vai avanti. Aspetta. Muoviti, vieni a fare i giri. Vieni a fare i giri, va? Non mi serve. Scusa, cos'è che hai detto? Adesso non mi sta. Cos'è che hai detto? No, ti servono. Ti permettere di dire cosa tu devi fare o non devi fare? Muoviti! Andiamo, rasentiamo nel ridicolo adesso. E le urla servono invece. Non servirebbe invece salire e fare quello che devi fare, forse? Non si può? Hai bisogno di fare le preparazioni per lo ieri. Vai là, in verticale, fai le discese, prego. Ogni volta riparti dall'asilo. Ricominciare dalle basi può essere umiliante per chi è arrivato sin qui. Anche se fa ginnastica da tanti anni, Sara è ancora troppo inesperta per pensare di sapere cosa le serve in allenamento e cosa no. Gli allenatori possono essere molto duri a volte, ma bisogna imparare ad affidarsi completamente a loro. Ogni momento di preparazione, prima di una gara, non va mai sprecato. Oggi i ragazzi entrano ufficialmente in competizione con le altre squadre.
La prova podio è la prima occasione in cui i giudici osservano i ginnasti. Si deve lasciare un'ottima impressione a chi in seguito deciderà gli esiti della gara. Non facciamo niente. Giusto, giusto. Sopra. Nicola, se serve salita, fai salita. Sì, 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 lo so. Cosa fai, Filo? Mentre tutti i suoi compagni eseguono il proprio esercizio alla sbarra, Nicola continua a temporeggiare. Sembra non voler salire sull'attrezzo. E questo comportamento sta esasperando il responsabile della nazionale e Sergei. L'esercizio l'ha fatto, lo doveva fare. Fai l'esercizio. Fai. Блять, non fai niente. Ma non fai niente, Nicola. Togli i bracci sotto di sbarra. Stai zitto, per favore. Se tu non capisci, il problema è tuo. Prepari questi paracali di merda. La sbarra, non è paracali. Anche per altre sbarra non è apposta. C'è un problema. Problema è tuo cervello, che deve stare sereno. Terzo giorno rompi anche questo, che poi, spiegami, ha fatto l'esercizio, ha dovuto farlo, non l'ha fatto bene, però l'ha fatto. Mi devi spiegare, lui nella sua testa aveva intenzione di non farlo. Sì. Ma non è possibile. Sì. Io non tollero assolutamente che una prova podio non si faccia l'esercizio. Meno male che sei intervenuto. Che se no, guarda, cioè gestisce lui cosa deve fare, ma stiamo scherzando. Sembra normale che ha un body una cosa diversa. Dimmelo, Sergio. Lo so, io non Sergio, in gara. Ho capito, non in gara. Difatti io l'ho detto a te, non ho detto niente a lui ancora. Ma ti sembra normale, scusami. Bollette di c***o. A me queste cose. Va alla sbarra e crea problemi. No, Sergio, queste cose bisogna metterle a posto prima, tutto qua. La ginnastica non è uno sport da genio e sregolatezza. Sono tante le regole e i comportamenti da tenere a mente. E Nicola farà bene a moderare la sua esuberanza se vuole andare avanti. Quando c'è qualcosa me lo devi chiedere. Tipo? Per esempio, pantalone, body. Posso mettere questo, non posso mettere quell'altro. E la sbarra, o ti sei cagato addosso? Sei sicuro? Ok, vediamo di no. Però hai fatto delle paturnie. Beh. Vabbè, la sbarra scivola, il paracallo nuovo, quello con l'altro. Cioè non si può andare via senza aver fatto l'esercizio. La legge è che bisogna farla, punto e basta. L'hai fatta, però c***o, hai dovuto fare le persone prima. Prova a pensare, il giorno dopo della gara andavi su e sbagliavi. Neanche in podio l'hai fatta, cosa facciamo? Vuol dire che non l'avevi provata. Allora, se noi siamo qua per fare una prova podio, la prova podio si prova. Le paturnie e questo e quell'altro a me non mi interessano, ma la prova podio bisogna fare l'esercizio finale. A me è quello che serve, che voi fate il vostro lavoro. A me non guardate gli altri. Noi qua siamo qua per la presentazione della Nuova Italia, dobbiamo far vedere che ci siamo, che facciamo i nostri esercizi. Avete voluto essere qua, c'è tanta gente che vorrebbe essere al vostro posto, voi siete qui perché siete più bravi. Dimostratelo. Présentation des gymnastes aux membres du jury.
Cioè, non è che finisce qua la tua vita qua, Ciccio. Gamba Ludo. Gamba è l'uno. Vai in cazzo, eh? No.